Ciao a tutti e bentornati qui sul North Frisische Marsch. Ho finito di registrare tutti i punti di carico per quanto riguarda le acque sporche e ho collegato anche il depuratore con tutti i punti di carico e scarico che adesso andremo poi a vedere. Ma per adesso stiamo andando al primo punto di carico, quello che abbiamo noi registrato nella puntata precedente, proprio il primo, perché voglio iniziare da quello e poi man mano li andiamo provando un po' tutti, perché attiverò la funzione del carica in punti diversi, così che vediamo un po' se prenderà tutti i punti e se tutti i punti li scaricherà. Mi sembra un po' cinese. Li scaricherà. Allora, dovremmo essere vicini, vediamo un po' perché ha fatto questo giro qua e non nell'altro, perché dovremmo essere qua vicini, no? Vedete, la questione è tutta un prova, voglio vedere adesso dove lui si gira, perché dovrebbe andarci al contrario. Infatti si gira qui, quando io pensavo invece che lui entrasse dall'altro lato, perché è entrato da qui? Vediamo. Ah, ok. No, lui va a prendere il percorso, quello che avevo registrato io per quanto riguarda la segheria. E io infatti non voglio che lui mi passi, mi attraversi la segheria, ma voglio che lui mi faccia il percorso sulla strada, diciamo, quasi, no? Il che significa che dobbiamo fare una piccola modifica. O lo facciamo girare dall'altro lato, ma non l'ha fatto dall'altro lato perché quello è tutto un percorso secondario. O lo facciamo passare attraverso, diciamo che la produzione lì della Filanda, che secondo me era proprio il punto che avevo scelto io inizialmente, no? Allora, vediamo se qui ce la fa a caricare. Se qui ce la fa a caricare, andiamo a modificare il percorso. Vediamo, no, secondo me si ferma qui. Ok, è già qui, abbiamo trovato un piccolo problem. Ok, andiamo a modificare il percorso. Di poco, in poche parole, cosa facciamo? Facciamo uno di questi e uno di questi. Ok, allora con sta scusa che comunque dobbiamo tornare indietro per provare questo pezzo qui, andiamo a registrare un pezzo di percorso, perché se lui entra, aspetta un attimo, una provoletta, allora, lui potrebbe, non voglio farlo passare attraverso la pesa, potrei agganciarmi a questo pezzo qui, allora se lo faccio passare attraverso la pesa, cioè, se non lo faccio passare attraverso la pesa, poi lui cosa mi fa? Non mi fa il percorso quello. Perché dopo è un casotto per il semplice motivo che lui si va dritto. Allora, io voglio che lui attraversi la pesa sempre quando deve venire a scaricare, sia nel depot che nella
Nella Filanda, ok? Il che significa che questi due percorsi qua mi devono per forza. Allora, possiamo fare. Allora, non mi posso agganciare a quel percorso lì perché altrimenti non funziona, ma mi posso fare una cosa del genere, vediamo. A fianco, perché non altrimenti cosa facciamo? Gli faccio lo faccio girare dall'altro lato. Potrei farlo girare anche dall'altro lato. Magari fammi vedere. Allora, dove sei? Sei qui. Potrei farlo girare anche da qui e lui mi viene a girare da qua e fa qua invece di andare a attraversare qui. L'unica cosa che dovrò fare questo percorso qua, principale, non secondario, cioè primario e non secondario, per non avere. Ma posso entrare anche da qui. Il problema è che da qui lui poi. Se facciamo così invece, allora lui primario qui, primario qui, lui esce, brutta curva qui, mi piace proprio, anzi mi piace poco. Nessuno mai al mondo farebbe una curva del genere. Ma una cosa così forse sì. Ecco, lui gira così che è meglio. Perfetto. Poi qui, questo pezzo qua lo facciamo diventare primario, perché non ho capito perché questo è secondario. Aspetta che non così. Ok. È la stessa cosa. E vai. Così. Stessa cosa la facciamo qua. Così che almeno se dovessimo avere bisogno di questo percorso, poi alla fine andremo a modificare anche l'entrata lì dal campo 18, ma per adesso facciamo questo. Ok, qui mi interessa solo il pezzo che fa la curva. Allora questo perché mi prendi per i fondi? Ehi, ciccio. Non mi dire che il premuto parte da qui. No, così. Allora, da qui. Ok. Perfetto. Anche questo così. Questo così. Quello che va in qua sul campo, verso il campo, lo lasciamo secondario. Ok. Questo primario. Questo primario. Questo primario tutto e questo primario tutto perfetto. Ok, allora vediamo un po' il pezzo qui e poi lo facciamo andare. Secondo me qui però un pezzo era primario. Sì, questo sì, quello no. Perché? Ok, questo sì. Questo no, non ho capito perché, e va bene così. E poi vediamo se c'è un pezzetto qui. Ok, allora solo sto pezzo qua. Okidoki. Ok, allora io quasi quasi lo metto qui, lo faccio partire da qua, tanto così a me non il percorso già va bene com'è.
L'unica cosa che adesso vediamo è il pezzetto quello là sotto, se la modifica che abbiamo fatto funziona, altrimenti dovremmo tornare a modificarlo. Spero di no, però, cioè, spero che funzioni, altrimenti dovremmo far partire la curva un pelo prima e stare ancora un pelo più larghi, perché non voglio che mi venga da sopra, cioè se devo, la cosa giusta sarebbe o farlo venire da sopra così che va quasi dritto, o venire da destra, però se viene da destra poi mi va contro, no, ma già va bene così, guardate che vedete che ci passa a malapena, ma ci passa, l'importante è quello. Adesso lui carica Wastewater. Andiamo a vedere come scarica. Ok, lui da qua parte, non dovrebbe toccare da nessuna parte, parte e parte per andare a scaricare l'acqua, perfetto. Ok, allora andiamo a mettere tutti questi punti in un'unica cartella. Come si chiamano questi cosi qua? Wastewater, basta, no? Allora facciamo una cosa, che facciamo? Allora, Wastewater e basta, e mettiamo tutti questi wastewater nei wastewater. Allora, wastewater in wastewater, qua. Ok, sono tutti quasi, 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Ok, allora, vediamo se funziona almeno il punto di scarico. Così che, se funziona il punto di scarico, andremo... Oh, perché c'è questa cosa qua? E se funziona il punto di scarico, possiamo... Vedete, già c'è qualcosa che tocca che a me non piace. Perché lui fa sto giro, non dovrebbe fare sto giro, ragazzi. Ho sbagliato io qualcosa a collegare, ma non penso proprio. Allora, non ho capito perché io il punto gliel'avevo fatto da lì, ce l'abbiamo là vicino, perché deve andare a fare il giro da un chilometro di distanza quando non c'è bisogno. Andiamo a vedere il motivo. Allora, non vorrei che ho tirato via un puntino da qui, da qualche parte. Allora, intanto sto uno che avevo messo io provvisorio lo tiriamo via, che tanto non serve più. Ok, allora via. E qua problemi non ce ne sono. Ok, andiamo più avanti. Qui neanche, perché qui ho solo collegato, non ho spostato niente. Allora, dov'è qui? Fammi vedere. Beh, questo... Comunque dovrebbe funzionare ugualmente, non è qui il problema. Il problema. Aspetta che lo guardiamo con il tractor, così siamo un po' più agibili, ragazzi. Allora, fammi vedere. Di qui attacca, qua attacca, va bene. Non attivo il coso con gli errori perché non ho attivato la console. Altrimenti non funziona. Cioè, sta cosa è strana. Allora, mettiamo un po' qui... Attiviamo il trattore, vediamo se adesso... Ok, allora... scarica acqua sporca.
25 secondi, beh, dovrebbe prendere quello a sto punto, perché non dovrebbe fare un giro così lungo. Beh, adesso c'è il camion qua davanti. Oh, guardate un po' come fuma qua la situazione. Ok, allora quello dovrebbe funzionare. Vediamo un po' cosa fa lui. E sì, adesso quello mi si infila sotto al camion. Facciamo così. Allora, lo mettiamo di nuovo qua, vediamo un po'. Adesso mi dà 34 secondi. Sì, adesso ci dovremmo essere. Aspetta che andiamo a spostare subito il tractor, perché... mettiamo qui. Parcheggio qua, vediamo cosa succede. Allora, il camion dovrebbe arrivare da qui. E infatti. Ma che baffo che ha il mio collega qua. Ok. Percorso principale, poi adesso gira a destra. Perfetto. Trigger l'ha già riconosciuto, questa è una grande cosa. E non ci dobbiamo dimenticare, perché come ho fatto le ultime volte quando attivo le produzioni, che mi dimentico di attivarle, perché a volte non si attivano da sole, allora è meglio attivarle o meglio andare a controllare se sono attive o meno. Ok, scarica, benissimo. Allora facciamo una cosa, andiamo ad attivare qui la solita funzione ciclo di ritiro e consegna, in questo caso solo il ritiro, perché lui deve alternare i ritiri. Adesso è al 4, vediamo un po' cosa succede nel momento in cui ha finito di scaricare. Probabilmente il primo giro lo fa sempre dal 4, infatti, poi torna a cambiare il punto di destinazione nel momento in cui al prossimo giro lui viene a scaricare. Ok, allora questo per adesso lo lasciamo, perché con il discorso di alternare i punti di carico e di scarico ne abbiamo un po' la questione fino in fondo, perché abbiamo trattato per una settimana di continuo questa funzione di autodrive, ma a quanto pare comunque funziona e non ci dovrebbe dare problemi. Allora, lui fa i suoi giri all'infinito fin quando non ha finito di scaricare questi benedetti tombini. Gli altri li ho registrati i percorsi, una volta ogni tanto gli diamo un'occhiata e poi vediamo come si è messi. Allora, torniamo qui per vedere se questo... anzi no, facciamolo direttamente dal menu. E qui dov'è who are you? Qui, allora, wastewater treatment, da questo fa dalle acque sporche, questo fa dal digestato, questo dal liquame, e questo cosa fa? Water production. Cioè, scusami, perché questo cosa mi produce? Questo mi produce acqua. Water production, cioè, allora, in poche parole mi produce anche l'acqua soltanto? Basta un po' di manutenzione, un po' di elettricità e mi produce l'acqua? Strana sta cosa qua. Vabbè, noi quello che dobbiamo attivare è questo. Attivo. Vediamo, vedete che ha fatto il giro giusto adesso? Ok, dove siamo? Io non capisco perché ogni volta non mi torna di nuovo qui. Allora, questo l'abbiamo attivato, vediamo un po'. Manca un po' di energia elettrica, qua di carica elettrica, ma quella adesso piano piano arriva. Il compost più o meno lo possiamo vendere, altra roba. Il liquame... Il liquame che verrà fuori, ragazzi, lo portiamo al biogas. Scarichiamo lì, tanto il biogas produce energia. Va bene. Guardiamo l'ultimo carico e poi
stacchiamo su lui, che andiamo a fare un'altra cosa, perché oggi abbiamo un'altra cosa importante da fare, anzi due, perché ho una produzione ferma che non mi lavora e non va bene. Tenere le produzioni ferme non vanno affatto bene perché non producono. No, carica la grande, ci passa perfettamente, dai ragazzi. Perfetto, allora questo funziona. Andiamo sull'altro camion, perché qui lui mi serve. Ups, perché sono sceso? Mi serve perché dobbiamo... Devo portare del cippato alla cartiera, ragazzi, perché senza non va bene. A proposito, poi ho anche il rimorchio della legna, tutta da un'altra parte, che devo portare qui in factory. Ok, allora mettiamo a lavorare autodrive anche su questo. Allora, produzione segheria, tronchi no, produzione, dove cacchio è la cartiera? Qua, cartiera, scarica cippato, cippato, oh, non so quanto ce ne sia. Dov'è? Qui, vediamo quanto ce n'è, cippato, 250, cippato. Allora, noi carichiamo 60.000? Noi carichiamo 60.000, 6x4 24, direi che 4 van bene. Oh, portiamoli mo tutti lì. E mettiamo in funzione anche lui qui. Ok, poi Biogas Nord, gli manca l'insilato. Il problema è che lì dobbiamo fare. Come facciamo? Gli portiamo un altro nastro e lo riempiamo in questo modo? Non sarebbe affatto male. Tu hai finito, tu sei qui, tu sei qua, ma questa è in funzione, penso di sì. Sewage plant wastewater, vabbè, adesso mi dice pure che lì gli manca la cosa, vabbè, uguale. Allora ragazzi, un forte dubbio questo. Ah, questo ha finito, ok, ha riempito tutto, ok, niente, sapete cosa vi dico? Andiamo a piazzare la stalla, così che abbiamo 312, siamo al limite con i soldi, ma adesso li becchiamo, tanto abbiamo tanta roba da vendere, non so come siamo messi con i prezzi, ma della roba da vendere ce l'abbiamo. Ed è questa, ragazzi, quanto costa? Costa 125, non è tantissimo, ci vanno 240 mucche, che va bene. Allora andiamo a piazzarla, tanto i segnali ce li ho buoni, perché quando ho fatto la prova l'avevo piazzato, vedete? Giriamo un pelo, un altro pelo, due peli, un pelo in più, un pelo in meno. Direi che dovrei essere qui. Pelo più, pelo meno su giro, no? Si sovrappone a cosa? Adesso, che due balle. Poco fa non si sovrapponeva niente. Adesso sì, Fammi vedere. Cos'è, gli alberi lì? Adesso non c'è niente. Cosa ti sovrapponi? Ma se non c'è niente qui. Direi che... Ma perché si sovrappone? Cosa c'è lì che si sovrappone? Cos'è il coso lì per il concime che mi rompe? Sei lui o tiro via? Aspetta, tiriamolo via e poi vediamo. Perdiamo dei soldi. Non va bene, però ormai è andato. Ah, non era lui. Ah no, forse era lui. No, non è lui. Chi cacchio è? C'è qualcosa da qualche parte, vediamo un po'. Strano questa cosa qua, cosa c'è qui? Non c'è niente, darà una cacchio di collisione, scema. Non vorrei che sia questa roba qua, aspetta.
Decorazione, no, progettazione, facciamo vernice, così tiriamo via un po' tutto. Che brutta erba. Sì, facciamo questo, vediamo un po', dopo magari altri cespugli scemi, no, eh. No, adesso. Ancora. È una questione di centimetri. Non vorrei che sia adesso che sono io, perché. Oh, da 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 da. Allora spostiamo anche il trattore, mi sta un po' rompendo, perché stiamo perdendo del tempo inutile per una cosa che quando l'ho provata 100 e passa puntate fa funzionava. Adesso eppure non ci ho piazzato niente perché non funziona. Ok, allora dove sono qui? Ah, forse adesso sì, dai. Allora, spostiamo un pelo, un pelo, un pelo, un pelo, un pelo. Dovrebbe essere. Aspetta, che devo vedere una cosa. Alla fine ero davvero io, eh? Direi che così va bene. Facciamo così. Cioè, lo voglio mettere preciso perché avevo già registrato i percorsi di autodrive. Non vorrei andarli a tornare a registrare, no? Vediamo come è venuto, se i percorsi funzionano o non funzionano. Diamo un'occhiata veloce. Vediamo un po'. Gli alberi torno a metterli, non è un problema, come torno a mettere anche il coso per il concime. Anche se magari sarebbe forse il caso che se funziona anche quello. Io direi che van bene, dai. Vanno bene, vanno bene. Devo registrare solo il percorso là per l'acqua. Questo mi va bene. Speriamo che va bene anche quello per il liquame. Penso proprio di sì. Direi che va bene, dai. Un po' di abbellimento. Adesso lo piazzerò. Allora, così, così va bene. Ok, ragazzi, chiudiamo qui. Io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sulla North Frisische Marsch. Adesso mi registro i percorsi qua, metto i punti per il carico e lo scarico. E nella prossima puntata andremo a trasferire un po' di mucche nella nuova stalla, così che inizialmente ne trasferisco un po', perché da lì li porto qua, perché così non ne compro, ma la produzione aumenta e continua. Ogni volta che lì me ne fa 10-15 me li porto di qua e fin quanto non avremo il pieno in tutte e due le stalle non ne venderemo. Ma per adesso questo non è una cosa che si fa in 2 giorni. Ragazzi, allora io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Un salutone, ciao!